cari colleghi e colleghe, buongiorno. Entriamo nel vivo di quello che è probabilmente il condono più interessante fatto negli ultimi anni, ovvero la cancellazione automatica dei carichi sotto i 5.000 euro, il periodo interessato è il 2000 fino al 2010. Entriamo nel vivo colpevolmente adesso perché si tratta di una norma che in realtà è entrata in vigore il 23 marzo scorso con il decreto sostegni, però siamo rimasti in attesa mesi e mesi del decreto ministeriale che è uscito da pochissimi giorni, che ha definito un po' le modalità di utilizzo di questo condono, in realtà creando anche qualche problema, e poi vedremo chi ci ha messo una pezza. Qualche problema perché nel decreto ministeriale innanzitutto viene definita la modalità con la quale vengono individuati i soggetti, c'è un rimbalzo, come potrete leggere, fra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione. Prima il riscossore comunica all'Agenzia delle Entrate la lista dei soggetti che hanno carichi under 5.000 euro, ovviamente si tratta di carichi comprensivi sanzioni, interessi per ritardata iscrizione al ruolo, anche i carichi compresi, poi è questo il punto fondamentale, nella pace fiscale, quindi rottamazione terra e saldo e stralcio. Poi c'è la fase successiva in cui l'Agenzia delle Entrate, sulla base di ciò che gli ha comunicato il riscossore, deve fare una selezione per verificare i requisiti reddituali disposti dalla norma, ovvero che questi contribuenti devono avere un reddito imponibile 2019 sotto i 30.000 euro. E qui faccio un primo commento che poi non c'entra niente con il video, mi fa venire i brividi il fatto che ci sia un requisito del genere, per quello che potrà succedere in merito a eventuali integrative presentate, perché insomma molti contribuenti possono essersi sbagliati, magari hanno dichiarato 31.000 euro, fra un anno si accorgono che invece rientravano nel condono, presentano un'integrativa, non hanno avuto l'annullamento automatico, quindi si dovrà capire come operare per questi soggetti. Dopodiché qui c'è la parte più importante del condono, c'è la data di annullamento, il 31 ottobre, che per qualcuno invece è diventata la data di entrata in vigore del decreto e della cancellazione, ma così non è. Di fatto è un termine procedurale che porta con sé due scadenze importanti. La prima, che poi tratteremo anche più avanti, ovvero che i pagamenti effettuati entro il 31 ottobre, la data di annullamento, non sono restituiti, quindi i poveri contribuenti che si sbagliano e pagano purtroppo non possono chiedere rimborso. E poi sempre il 31 ottobre ovviamente è il termine della disposizione, terminano anche gli effetti sospensivi, quindi riparte la riscossione per questi crediti under 5.000. L'aspetto più importante secondo me che va analizzato adesso è come ci si comporta fra la data di entrata in vigore della disposizione, che è il 23 marzo, il 31 ottobre, e i pagamenti che stanno nel mezzo. Si tratta sostanzialmente delle scadenze della pace fiscale, rottamazione terra e saldo e stralcio, come vi dicevo, che sono state poi rateizzate con numerose disposizioni, vanno a interagire in questo periodo le rate in scadenza nel 2020, c'è cioè una scadenza al 2 agosto, una al 31, una a settembre, una a ottobre, insomma la refusione di queste rate, viene automatico domandarsi l'annullamento sempre automatico al 31 ottobre, quindi come si fa a pagare magari queste rate se dovessero mai contenere dei carichi under 5.000 euro riferiti insomma a poste che sono sì cancellate dalla norma, ma non cancellate per il fisco, perché la cancellazione automatica è appunto successiva al termine di pagamento. Una pezza questa volta ce l'ha messa l'Agenzia delle Entrate e Riscossione con una mossa secondo me geniale. Possiamo trovare tutti nel portale dell'Agenzia Riscossione, sempre sul sito, un software dedicato che ci aiuta a verificare se all'interno dei piani di rottamazione terra e saldo e stralcio ci sono dei carichi che possono essere ricompresi nella cancellazione automatica dei debiti under 5.000 euro. Ovviamente in questa fase l'Agenzia Riscossione non conosce se il contribuente che sta facendo questa verifica e che poi potrà ottenere il ricalcolo del proprio piano ha il requisito reddituale, quindi reddito imponibile 2019 under 30.000 euro, c'è una sorta di autocertificazione, quindi il contribuente in questa fase giustamente si assume la sua responsabilità, giustamente in maniera molto relativa, visto che appunto parliamo di un decreto che doveva essere emesso a giugno e per forza, e purtroppo ha generato questo problema in ritardo, però comunque se il contribuente va a verificare, autocertifica, ha il piano ricalcolato, quindi la pace fiscale è rideterminata con la cancellazione dei debiti che appunto sono oggetto di questa sanatoria. Il software ha un utilizzo veramente molto facile, quindi secondo me questa qui è una grande facilitazione che deve essere usata, anche perché purtroppo chi adesso paga, in forza appunto della data di annullamento che sancisce
poi l'eventuale restituzione dopo e invece l'impossibilità di ottenerla prima, questa diventa l'unica ancora di salvezza per poter usufruire di questo condono in maniera immediata. Con questo ho terminato, vi auguro buona estate perché questo è il mio ultimo video antestate, quindi ci rivediamo prossima stagione con un settembre che sarà purtroppo di fuoco per tutti. Un saluto.